Ricordare Francesco Cossiga significa ricordare l'Italia migliore, quella che produceva uomini politici che avevano valori e che avevano cultura per tutelare l'interesse nazionale. Il tema che l'amministrazione comunale di Soveria Mannelli gli ha voluto dedicare è voler bene all'Italia e come sottotitolo di questo convegno è Francesco Cossiga e l'interesse nazionale. Il Comune di Soveria Mannelli ha avuto il privilegio di avere Francesco Cossiga come presidente del Comitato d'Onore del proprio bicentenario che è caduto nel 2007 e Francesco Cossiga è stato profondamente legato al nostro Paese anche attraverso la pubblicazione dei suoi libri presso la casa editrice Rubettino. Ma oggi parlare di Cossiga significa parlare di un'Italia che non c'è più, ma di un'Italia che guardava al futuro con grande fiducia e riusciva a costruirla pensando al domani con scelte strategiche e lungimiranti. Non era una politica che si fermava all'orizzonte dell'oggi e che concentrava la realtà nelle 120 battute di un tweet oppure in una dichiarazione su Facebook. Ricordo di uno statista, di un grande statista della nostra nazione, abbiamo voluto intitolare il luogo di fronte alle istituzioni, di fronte al comune, proprio a Francesco Cossiga, per ricordarlo in eterno. Grazie. Buonasera a tutti e benvenuti a questa manifestazione per la quale dobbiamo ringraziare il vice sindaco, il professor Calituri, che l'ha voluto fortemente, e anche noi, l'assessore, il consigliere, tutta l'amministrazione ha gradito questo appuntamento. Grazie quindi al professor Calituri, ringrazio per la presenza del Presidente del Consiglio, degli assessori, i consiglieri e il pubblico presente in sala. Ringrazio Fiore di Lino perché sta curando le riprese di questa serata. Nel giorno del 90° anniversario della nascita di Francesco Cossiga, al quale questa amministrazione ha voluto intestare la piazza antistante al comune da dove veniamo, questa manifestazione è il tributo sincero che vogliamo dare ad un uomo che, a parte che è amico della nostra comunità per via dell'amicizia e della stima reciproca con il professore Caligiuri, è stato un insigne giurista, politico e accademico italiano. Oltre ad aver ricoperto tutte le massime cariche dello Stato, da Presidente del Consiglio a Presidente del Senato, a Presidente della Repubblica, è stato insignito con moltissime onorificenze nel corso della sua vita e della sua carriera politica, compresa quella di Presidente Emerito della Repubblica Italiana, e da senatore a vita è stato anche Presidente del Comitato d'Onore per il bicentenario del nostro comune, partecipando all'evento
il 19 gennaio del 2007 in videoconferenza in questa stessa sala. Ma non lo vogliamo ricordare soltanto per questo, ma anche e soprattutto per quello che è stato, per quello che ha rappresentato come uomo politico e di pensiero, dedicando la sua vita al servizio dello Stato. Io ero sindaco nel 2007, durante i festeggiamenti per il bicentenario del nostro comune. Lui, per stemperare il disagio della distanza, disse, chi c'è stato di voi allora se lo può ricordare, mi disse scherzosamente: sindaco, le raccomando di stare attento all'uomo seduto alla sua sinistra, anche stasera seduto alla mia sinistra. Era il professore Carrizzoli, chiaramente, allora vice sindaco e caro amico del presidente emerito. E finisco. Come capiterà certamente ad ognuno di noi, fisicamente egli non c'è più, ma continuerà sempre a vivere nel ricordo di tutti noi. Farlo vivere in eterno, nella stima e nella riconoscenza dei posteri, come ha detto Don Roberto questa sera, è il senso di questa serata. E vi ringrazio. Ora diamo la parola al professor Lorindo Rubettino, che ha registrato un messaggio per noi, e prego il consigliere Paola di mandarlo in onda. Buonasera a tutti, chiedo scusa innanzitutto al sindaco, al professor Carrigiuri e a tutti i presenti a questa importantissima manifestazione. Purtroppo per un impedimento dell'ultimo secondo non potrò essere con voi. Mi dispiace molto, perché ricordare Francesco Cossiga significa ricordare una delle persone più importanti che la Repubblica Italiana abbia conosciuto, una personalità di assoluto rilievo, personalità da statista, che ha affrontato ovviamente i passaggi chiave della storia repubblicana e che abbiamo avuto il privilegio di avere come amico a Soveria Mannelli. Io ho avuto anche la fortuna e il privilegio di conoscerlo direttamente, di poter lavorare su lui sul terreno culturale, perché Francesco Cossiga, oltre a essere il grande statista a cui facevo riferimento poco fa, era anche un grandissimo uomo di cultura in un periodo in cui la politica non aveva ancora divorziato dalla cultura, quindi fare il politico significava avere una grande base culturale, e fare il grande politico come era Cossiga significava avere un grossissimo spessore, un grossissimo retroterra culturale. Io l'ho conosciuto nel 2002 in occasione della pubblicazione da parte sua presso la nostra casa editrice di un'opera molto singolare. Era un abbecedario sui servizi segreti, un abbecedario fatto alla sua maniera, in maniera ironica, in maniera divertente, nel quale però, dando prova della sua grande capacità di visione e di anticipo sui tempi, spiegava in maniera assolutamente divulgativa, ma con una grande competenza e precisione, cosa erano i servizi segreti, a cosa servivano i servizi segreti, cosa di cui poi negli anni successivi ci siamo accorti con grande, insomma, con grande sorpresa. Fu quella la prima opera di una collana, ovviamente, che è continuata negli anni, curata e voluta dal professor Mario Carrigiuri, che ha avuto una serie di pubblicazioni successive, tra cui alcune importantissime, per esempio un libro di Robert David Steele, che è un personaggio di assoluto rilievo nel mondo degli studi sull'intelligence, che traducemmo in Italia, e che, recensendo il quale, autorevoli commentatori si spinsero ad affermare che se il Dipartimento di Stato americano avesse letto con attenzione quel libro, probabilmente avrebbe potuto evitare i fatti delle Torri Gemelle. Questo per dare l'idea di quanto importante fosse questo libro, che era stato lo stesso Cossiga a
caldeggiare e a proporci la pubblicazione. E in occasione di quel libro ricordo quanto Cossiga volle intervenire anche nella scelta grafica della copertina. Nella copertina di quel libro sono presenti molte bandiere di molti paesi dello scacchiere internazionale e Cossiga in quell'occasione si cimentò anche con la grafica, nel senso che ci aiutò, volle quasi disegnare lui la copertina. E insomma, guardando quella copertina, oggi c'è anche la sua mano da quel punto di vista. Abbiamo continuato a pubblicare tanti altri libri di Cossiga, cito per tutti Mi chiamo Cassandra, che era un libro nel quale Cossiga dava prova ancora di grande lucidità, di grande visionarità, anticipando i temi. È un altro libro molto singolare, che è costituito da una serie di articoli che lui scriveva per il quotidiano Libero con lo pseudonimo di Franco Mauri. E ci fu un periodo in cui tutti in Italia si chiedevano chi fosse questo Franco Mauri, che si spacciava per un giovane cronista sardo di paese e che in realtà era molto ben informato. Iniziò a circolare anche la voce che questo personaggio fosse Francesco Cossiga, ma Cossiga, proprio per smentire, sempre divertendosi, questa tesi, scrisse la prefazione a questo libro di Franco Mauri, volendo appunto dimostrare che, avendone scritto la prefazione e avendo parlato a lungo di questo giovane cronista, non poteva essere l'autore. Era naturalmente un divertissement che solo lui poteva portare avanti con questo spessore e con questa capacità. Abbiamo, dopo la morte di Cossiga, sempre come casa editrice, con Paolo Savona e Pasquale Chessa, voluto onorarne la memoria pubblicando il libro La grande riforma mancata, che in sostanza era un commento, una ripubblicazione del messaggio che nel 91 Cossiga fece alle Camere per in qualche modo delineare la sua idea di nuova riforma costituzionale e istituzionale che il paese doveva avere. E in quell'occasione andai a trovarlo anche nel suo studio di senatore a vita a Palazzo Madama, e ricordo che insomma, prima di pubblicare questo libro, negli ultimi mesi della sua vita, era molto contento e mi dirissò parole di grande incoraggiamento per il nostro lavoro, così come ricordo con grande commozione il momento in cui l'amministrazione comunale di Sovrio Mannelli volle assegnare il Manno d'Oro nel 2007 alla memoria di mio padre Rosario Rubettino, e in quell'occasione il sindaco volle che a consegnarlo idealmente fosse Francesco Cossiga, che intervenne in videoconferenza. Anche in quel caso espresse parole di grande elogio per il nostro lavoro. Io credo appunto che ricordare Cossiga sia anche un modo per ricordare la figura di cattolico liberale, che è un filone che in Italia non ha avuto grande fortuna. L'Italia schiacciata tra le grandi ideologie ha sempre avuto un pensiero liberale molto compresso, però c'è il filone del cattolicesimo liberale, cui Cossiga si rifaceva citando Lord Acton, citando Sturzo, e che è uno dei filoni che come casa editrice abbiamo sempre provato a far conoscere in Italia, perché ce n'è davvero tanto bisogno. Anche su questo terreno abbiamo incontrato sempre la sua capacità e volontà di assicurare anche una crescita culturale al nostro paese. Credo che ricordare oggi in questa sala Francesco Cossiga significhi dare una testimonianza di quanto questa città crede nel valore del ricordo, crede nel valore della testimonianza, crede nel valore della cultura politica, due parole che devono restare sempre insieme, crede nella cultura dei valori. Quindi sono molto contento che oggi si ricordi questo grande personaggio qui a Sovrio Mannelli. Allora, dobbiamo ringraziare, sperando che l'audio sia stato di buona qualità, mi pare di sì. Sì, sì, il professore Rubettino per questo qualificato intervento. E prima di passare la parola al professore Cargiuro, vorrei salutare il sindaco di Cronatura, dottoressa Angela Brigante, e dopodiché dopodiché la parola al nostro professore Caligiuri, che da par suo traccerà adesso la figura di questo grande statista italiano. Grazie signor sindaco, mi segue
Castigliani, signor Sindaco Angelo Brigante, un caro saluto a tutti i colleghi amministratori, presidente del Consiglio Comunale, all'assessore Scalisi, ai consiglieri Gabriele, Chiodo, Paola, a tutto il pubblico qualificato, il pubblico presente, al comandante dei carabinieri pacifici, al comandante dei vigili urbani Gaspare Paola. Allora, cercherò di trattare il tema in modo efficace e rapido di voler bene all'Italia, Francesco Cossiga e l'interesse nazionale. Ora, la premessa è questa: che la vita delle comunità è fatta di simboli, come la vita di ciascuno di noi. Noi stasera stiamo facendo qualcosa di importante per il Paese, stiamo facendo qualcosa di importante per l'Italia. Perché ricordare Francesco Cossiga significa ricordare una storia straordinaria, di grande attualità, che è rivolta non al passato, ma è rivolta al futuro. Questo ricorda l'infaticabile dovere della memoria, schiacciati come siamo sul presente e vivendo senza profondità, senza storia. Oggi i sistemi democratici sono messi profondamente in crisi dalla globalizzazione, che è nata dalla caduta del muro di Berlino. A quell'epoca qualcuno parlò di fine della storia. Certamente è stata la fine di una storia. Oggi siamo di fronte a problemi decisivi e inediti, dove i sistemi politici e i loro rappresentanti sono messi in grande difficoltà. Oggi siamo chiaramente alla presenza della crisi della democrazia, che è una crisi della rappresentanza. Qualche giorno fa Davide Casaleggio ha parlato del superamento della democrazia rappresentativa sostituita dalla democrazia diretta e in prospettiva da una diminuzione del ruolo dei parlamenti. Il dibattito è delicatissimo, perché la democrazia ha un senso se si poggia su due elementi fondamentali: sulla consapevolezza dei cittadini, che sono in grado di individuare, controllare e sostituire i propri rappresentanti, e sulla responsabilità delle élite che svolgono le funzioni pubbliche nell'interesse generale. Altrimenti, se così non è, e così non è, la democrazia si riduce a una procedura elettorale, a una pericolosissima procedura elettorale, dove vengono individuate dei rappresentanti inadeguati, dei rappresentanti improvvisati. Diceva il cardinale Martino: per fare politica non c'è bisogno di nessuna preparazione specifica, i risultati sono di conseguenza. Il professor Bettino prima parlava che per fare politica occorreva prima avere una grande base culturale. In un articolo che ho pubblicato sulla rivista dei nostri servizi quest'anno, nel mese di marzo, che è titolato questo articolo La insostenibile leggerezza delle élite democratiche, ho effettuato un paragone su come le élite vengono individuate in democrazia e come vengono individuate le classi dirigenti dalle multinazionali e dalle organizzazioni criminali e dalle organizzazioni terroristiche. Le élite in democrazia vengono individuate sulla base delle elezioni o sulla base dei concorsi. Le élite delle multinazionali vengono individuate sulla base di cooptazioni. Le élite criminali e terroristiche vengono individuate sulla base dell'efficienza delle rispettive organizzazioni. In un contesto di questo tipo, con una selezione delle élite che avviene in maniera così squilibrata, sono in enorme vantaggio le multinazionali finanziarie e le organizzazioni criminali e terroristiche. Ora, questo significa, questo è pericolosissimo per il sistema democratico. E voler bene all'Italia, che è il titolo del nostro convegno, e richiama un numero di Limes della rivista di geopolitica diretta da Lucio Caraccio del 2006, che si chiamava L'Italia presa sul serio, ed era un numero che precedeva le elezioni elettorali di quell'anno. Ebbene, in questo numero si parlava di tutto,
si parlava di sanità, si parlava di welfare, si parlava di sicurezza, di politica estera, si parlava di trasporti, non si parlava della cosa essenziale. Queste cose chi le fa? Qualunque argomento, qualunque tema, qualunque problema deve essere affrontato da classi dirigenti che siano all'altezza di risolvere il problema e non di essere bravi in un dibattito elettorale che dura due minuti in una dichiarazione o in un tweet di 120 caratteri. Quindi la fare politica, gestire le istituzioni è ben altro, e appunto per questo nell'Occidente i sistemi democratici sono in grandissima difficoltà. Il sottotitolo di questo nostro convegno è Francesco Cossiga e l'interesse nazionale. Quindi si pone sull'elemento essenziale di questo tempo, l'interesse nazionale. Ha un senso l'interesse nazionale nella globalizzazione? Certo, oggi più che mai, perché gli stati non sono alleati, gli alleati non sono amici e gli amici non sono alleati, tutti gli stati sono concorrenti. E sulla base di questo riacquista importanza l'interesse nazionale, che deve essere perseguito dai uomini di Stato, e ci vogliono gli uomini di Stato. Quindi il bene della collettività, la difesa dell'identità, la valorizzazione delle risorse nazionali, attrarre risorse nel proprio territorio ed esportare beni negli altri territori diventa fondamentale. Così come sono decisive le alleanze internazionali. Come è noto, l'Italia nasce nel 1860 per caso per alcuni aspetti e per volontà dell'Inghilterra per altri aspetti, perché l'Inghilterra, la Gran Bretagna, che finanzia la spedizione dei Mille di Giuseppe Garibaldi per creare all'interno del Mediterraneo uno Stato che si potesse contrapporre alla Francia. Poi c'è la prima guerra mondiale, il periodo del fascismo e la seconda guerra mondiale. E nella seconda guerra mondiale l'Italia la perde. Quindi è evidente che noi, così come il Sud entra nella storia d'Italia da sconfitto siamo rimasti fino ad oggi, e penso anche fino a domani, nella seconda guerra mondiale noi entriamo nel secondo dopoguerra come paese da sconfitto. E sconfitti rimaniamo. Quindi quando si parla di paese a sovranità limitata, di politica a sovranità limitata, di servizi segreti a sovranità limitata, si dimentica questo banale dettaglio, cioè la seconda guerra mondiale l'Italia l'ha persa. Allora, dal 45 al 1989, quando crolla il muro di Berlino, e c'è la, non si combatte una guerra calda, ma la cosiddetta guerra fredda, una guerra a base di spie. Quindi una guerra a base di intelligence, dove un uomo di Stato non poteva non essere che un uomo di intelligence, così come è stato Cossiga, così come è stato prima di lui e forse meglio di lui Aldo Moro. Quindi gli uomini di Stato allora erano selezionati dai partiti attraverso un processo che non si sostanziava in 20, 50, 100 preferenze su internet, ma attraverso un processo che era molto più complesso. Francesco Cossiga è stato il protagonista assoluto sia della prima che della seconda repubblica, anzi è stato probabilmente la cerniera tra queste due epoche fondamentali nella vita del nostro paese, che in maniera impropria dal mio punto di vista vengono definite prima e seconda repubblica, perché la dicitura si giustificherebbe alla presenza di una seconda diversa costituzione, siamo invece alla presenza dell'unica inefficiente, inapplicata e inapplicabile costituzione. Ora siamo passati dalla repubblica dei partiti politici, definita la prima, alla repubblica dei partiti personali, dove un uomo solo al comando ha deciso le candidature per tutti su liste rigorosamente bloccate dal 94 ad oggi compreso. Quindi l'interesse nazionale richiede senso delle istituzioni. Allora Francesco Cossiga chi era?
Francesco Cossiga è nato a Sassari esattamente 90 anni fa, si diploma a 16 anni, si laurea a 19 anni e mezzo, è libero docente di diritto pubblico, professore di diritto costituzionale regionale, partecipa alle attività della FUGI, della Federazione degli Universitari Cattolici, così come prima di lui si erano impegnati Aldo Moro, che era del 1916, e Giulio Andreotti, che era del 1919, del quale il prossimo anno ricorrerà il centenario della nascita. Si impegna nella Democrazia Cristiana da giovanissimo, è uno dei protagonisti della cosiddetta rivolta dei giovani turchi, che manda all'opposizione il leader sardo della Democrazia Cristiana del tempo, che era Antonio Segni, che poi diventerà Presidente della Repubblica dopo Giovanni Gronchi. A 30 anni Francesco Cossiga è deputato, nel 1958. Nel 1966, in occasione del terzo governo Moro, entra nell'esecutivo, ricoprendo un ruolo delicatissimo di sottosegretario alla difesa. In questa veste si occupa del cosiddetto piano Solo, il tentativo di colpo di Stato, secondo alcuni, secondo altri no. Il generale Giovanni De Lorenzo avrebbe cercato di portare avanti, si occupa della cosiddetta relazione Manes e per conto di Moro effettua i famosi omissis, cioè dalla commissione venivano tolti dei pezzi. Poi si occupa del passaggio del SIFAR, il servizio segreto militare, al SIT. Nel 1974 diventa ministro per la prima volta, ministro dell'organizzazione pubblica, sempre con Aldo Moro presidente del Consiglio. Nel 1976, dopo lo scandalo Lockheed, il ministro dell'interno Luigi Cui è costretto a dimettersi, gli subentra Francesco Cossiga. Nell'occasione si occupa di problemi fondamentali, il terremoto del Friuli, la legge 801 del 77, la prima legge sui servizi segreti del nostro paese, e soprattutto è costretto a fronteggiare l'emergenza terrorismo che raggiunge l'acme, il punto più alto, con il sequestro di Aldo Moro, che viene trovato ucciso il 9 di maggio del 1978. Francesco Cossiga il giorno dopo si diventa e si assume la responsabilità per tutto il governo. In occasione di un evento così tragico non è il ministro dell'interno che si deve dimettere, è il presidente del Consiglio. Quindi è per salvaguardare la stabilità della Repubblica in un momento delicatissimo, è Cossiga che paga per tutto. Nel 1979 diventa presidente del Consiglio, gestirà due governi, dal 1979 al 1980, è il periodo in cui è presidente del semestre europeo e avvia le procedure per l'installazione dei missili a Comiso, insieme a Spadolini, ministro della difesa. Secondo alcuni, questa fu una delle iniziative decisive, insieme a quello che effettuarono altri paesi occidentali, per determinare il crollo dell'impero sovietico. In questo periodo, mentre presenta il Consiglio, subisce una messa in stato di accusa perché viene ritenuto responsabile di aver rivelato dei segreti di Stato a Carlo Monacatten perché il figlio Marco, che era un terrorista di prima linea, era ricercato dalle forze dell'ordine. Si conclude con la nulla di fatto. Nel 1983 è presidente del Senato. Nel 1985, il 24 giugno 1985, giorno di San Giovanni Battista, patrono di Soveria Mannelli, viene eletto Presidente della Repubblica Italiana, l'ottavo Presidente della Repubblica Italiana, il più giovane, allora ed ora, a 57 anni, viene eletto per la prima volta al primo scrutinio con 752 voti su 977 votanti. Lo vota anche il Partito Comunista, che qualche anno prima aveva chiesto la messa in stato d'accusa. Ottavo Presidente della Repubblica. Nel 1989, durante il suo mandato, cade il muro di Berlino. È una trasformazione profonda,
Fino ad allora Cossiga era stato il notaio della Repubblica, da allora in poi diventa il picconatore. Nel 1991, lo ricordava prima il professor Rubettino, il messaggio alla Camera, che viene poi ripreso in questo libro pubblicato da Paolo Savona e da Pasquale Chessa, edito per la Rubettino, La grande riforma mancata. Il messaggio viene preceduto da tre interventi a braccio del Presidente della Repubblica in occasione delle viste della Polizia di Stato, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, dove Cossiga mette a punto il suo pensiero. E questi interventi non sono stati pubblicati, tant'è vero che io li ho richiesti alla Presidenza della Repubblica per avere i testi definitivi e poterli cercare di sistematizzare e contestualizzare all'interno della sua azione politica e di quelli che erano i riflessi politici di quel tempo. Dirà Luciano Violante: nessuno lo segue e i partiti crollano, come lui aveva previsto. Nel 1991 Paolo Guzzanti scrive il libro Cossiga uomo solo. Cossiga, sia per le picconate che dà al sistema politico, sia per la rivelazione del caso Flavio, che poi la magistratura dimostrò non essere pienamente conforme alla legge e alle alleanze internazionali del nostro paese, c'è la proposta della messa in stato d'accusa di Francesco Cossiga, che poi non si formalizzò. Nel 92, il 25 aprile di quell'anno, si dimette con più di 2 mesi di anticipo da Presidente della Repubblica. Diventa per legge senatore a vita e con questa qualifica affronta la fine della prima e la nascita della seconda Repubblica. Dal 94 al 96 l'Italia è segnata da Tangentopoli e dalla svendita dell'industria di Stato. Ecco, noi stasera stiamo parlando di interesse nazionale. E nella 13ª legislatura c'è la svolta. Nel febbraio del 98 Francesco Cossiga fonda l'UDR, l'Unione Democratica per la Repubblica, insieme a Rocco Buttiglione e a Clemente Mastella, tutti ex democristiani. E quando Prodi per un voto ottiene la sfiducia del Parlamento perché la Rifondazione Comunista vota contro, Cossiga è determinante per poter realizzare il primo governo a guida di un ex comunista. Parliamo del governo Malema, realizzando finalmente l'alternativa alla guida politica del paese. Chiudendo l'esperienza con l'UDR, Francesco Cossiga ha una nuova vita, scrive libri e il suo impegno politico si trasforma in un grande impegno culturale, come ha ben descritto Florindo Rubettino. C'è anche l'impegno per diffondere nel nostro paese la cultura dell'intelligence. E in questa veste io riesco, diciamo, rafforzo i miei contatti, le mie relazioni con lui. Nel 2000 scrive, secondo me, il suo libro più importante, con Piero Testoni, La passione e la politica. Nel 2003 un discorso sulla giustizia. Nel 2003 Per carità di patria, 12 anni di storia e politica italiana, dal 92 al 2003, anni cruciali che hanno determinato quello che noi oggi stiamo vivendo, cioè l'assenza della politica. Poi, ancora nel 2007, Italiani sono sempre gli altri, contro storia d'Italia da Cavour a Berlusconi, scritto con Pasquale Chessa. Poi, nel 2007 e nel 2009, due lunghe interviste con Claudio Sabelli Fioretti, l'uomo che non c'è nel 2007 e nuovissime picconate nel 2009. Poi nel 2009 la versione di Capo con Marco De Marco, con il quale proprio la settimana scorsa a Napoli ho avuto modo di interloquire su questo libro, e poi l'ultimo libro che ha un titolo un po' forte, e mi scuso, ma questo è il titolo, Fotti il potere, scritto con Andrea Cangini, che poi è stato direttore del quotidiano nazionale e attualmente è senatore di Forza Italia. Ha scritto pure, lo ricordava Florindo Rubettino, questo libro con lo pseudonimo Franco Mauri, Mi chiamo Cassandra, pubblicato nel 2008, e sempre con Rubettino nel 2002
questo libro delizioso e introvabile sui servizi segreti a Beccedario, nel quale c'è la mia prefazione, mi chiede e pretende una mia prefazione che io intitolo Nome in codice Cesare, perché Cesare era il titolo che un servizio segreto molto importante assegnava al nostro Presidente della Repubblica. Questi libri, insieme ad altri, costituiranno la base della sezione Francesco Cossiga nella biblioteca Michele Caligiuri, che vedremo presto di inaugurare. Ora, sull'intelligence si dedica molto e propone un disegno di legge di grande acume e importanza. Poi si occupa con la Link Campus della costituzione di un Master in Intelligence e si dimette per diventare il presidente del comitato scientifico del Master in Intelligence dell'Università della Calabria, il primo che viene organizzato in un ateneo pubblico del nostro paese. Nel 2008 è presidente del Centro di Documentazione Scientifica sull'Intelligence dell'Università della Calabria, anche questo primo nel nostro paese. Nell'inaugurazione che Cossiga fa del nostro Master nel 2002 parla chiaramente della P2 e individua nella P2 un'azione di disinformazione portata avanti dal KGB, il servizio segreto sovietico. Nel 2010, dopo la sua scomparsa, gli dedichiamo il convegno inaugurale per avviare la quarta edizione del Master sull'intelligenza dell'Università della Calabria, che poi diventerà un libro nel 2011, edito da Robertino e da me curato, Cossiga e l'intelligence, con testi di Paolo Savona, Carlo Mosca, Giorgio Galli, il generale Gian ed altri. Nel 2018, nell'andare a pubblicare quest'altro libro, sempre per Robertino, Aldo Moro e l'intelligence, rendiamo noto quello che si era verificato, e cioè che il maestro di Cossiga nell'arte dell'intelligence era stato Aldo Moro, e non a caso nella sequenza che prima vi ho descritto degli incarichi di governo risulta evidente questo contatto, poi nel libro è molto ben descritto. Nel periodo dal 94 al 2010 e Francesco Cossiga affronta tanti temi, non solo il dibattito politico d'Italia, riesce a fare realizzare la democrazia compiuta nel nostro paese, ma affronta tanti misteri della storia nazionale, come l'attentato di Ustica del 1980 e la strage di Bologna dello stesso anno. Nel primo caso sostiene, e poi ipotesi verificata anche dalla magistratura, che l'esplosione avvenne per un attacco dall'esterno di un missile che probabilmente francese che aveva investito l'aereo dell'Italia. Poi nel 1980, il 2 agosto, la strage di Bologna è probabilmente verificatasi a causa di uno scoppio di un missile palestinese che si trovava all'interno del treno. Così come Cossiga si occupa ancora del caso Gladio, si occupa della P2, si occupa della decadenza del sistema politico, si occupa dei rapporti delicatissimi allora e anche ora tra politica e giustizia. C'è un intervento superlativo che si può trovare su Radio Vaticana, che il Presidente Cossiga effettua al Senato, e poi affronta nel suo ultimo libro il tema delicatissimo della criminalità organizzata, ricordando che è un prodotto della storia del nostro paese e che, se non ci saranno adeguati interventi, si profila un orizzonte in cui sarà indistinguibile nella società il potere politico e il potere criminale. Allora, il legame con Soveria, per concludere, nel 2001 il Presidente Cossiga diventa Presidente del Centro Europeo sull'Etica dei Media, nel cui comitato scientifico facevano parte Mario Morcellini, Paolo Del Debbio, l'indimenticabile Jader Jacobelli. Nel 2007
del presidente del comitato d'onore del bicentenario con sindaco Leonardo Siriani, e nel giorno del compleanno del comune, il 19 gennaio del 2007, come ricordava il professor Rubettino, consegna il primo manno d'oro che l'amministrazione comunale aveva assegnato alla memoria di Rosario Rubettino. Nel 2011, il 7 di maggio, sempre sindaco Leonardo Siriani, viene intestata la prima piazza d'Italia a Francesco Cossiga, alla presenza del figlio dello statista Giuseppe Cossiga, allora sottosegretario alla difesa. Con Rubettino, diciamo, le relazioni le ha ben illustrate nel suo intervento il professore Florindo, e per la cerimonia di oggi voglio riportarvi i messaggi che ho ricevuto da Paolo Savona e da Carlo Mosca. Paolo Savona: congratulazioni per l'importante iniziativa, vi sono vicino da lontano. Carlo Mosca: state facendo qualcosa che rende onore a un grande statista e nobilita l'azione dell'amministrazione comunale di Sorrento Magnano. Concludendo, e vorrei riportare le parole del presidente Cossiga. Diceva: questa è la ricetta democratica, spegnere la fiamma prima che divampi l'incendio. Un'affermazione di grande attualità, di grande urgenza, di grande verità. E poi quello che dice nel messaggio di dimissioni il 25 aprile del 92: ai giovani voglio dire di amare la patria, di onorare la nazione, di servire la Repubblica, di credere nella libertà e di credere nel nostro paese. Quindi bisogna impegnarsi, nonostante tutte le difficoltà e le inadeguatissime rappresentanze che ci sono, bisogna credere nella democrazia, che è non solo la meno imperfetta forma di governo, ma è anche la meno imperfetta forma di giustizia sociale. Allora, concludiamo dicendo: viva la democrazia, viva la Repubblica, viva Francesco Cossiga, viva Sorrento. Lui fa bene le cose perché ama le cose che fa, e la cosa che sa fare molto bene è insegnare, far capire agli altri quello che ha intuito, quello che ha studiato, quello che ha fatto. È partito dalla storia, il suo nome della storia, dalla politica, dalla sociologia, ormai è arrivato all'intelligence, quindi ha una base culturale formidabile. Noi siamo fortunati ad averlo qui come cittadino e come vice sindaco, speriamo di poter approfondire di più con lui le conoscenze nostre. Io vi ringrazio a tutti di essere stati con noi, sono sicuro che non abbiamo perso il nostro tempo, sono sicuro che eleggeremo questo grande statista che è stato Cossiga, affinché la nostra vita ci appaia un po' più luminosa, più chiara, il cammino diventa più semplice per tutti quanti noi. Vi ringrazio.